bambini, avete mai sentito parlare dell'acchiappasogni? Sapete cos'è e cosa significa? Diverse leggende dei nativi americani raccontano che venivano costruiti per trattenere i sogni brutti dei bambini e lasciar passare solo quelli belli. Ora, per capire meglio, ho scelto per voi un acchiappasogni davvero unico e speciale. Venite con me! Questo posto è pieno di sogni, quelli di Paolo, Francesco, Pierpaolo, Antonio, Francesca, Michele, Mauro, Melania, Totò, Samuele, Raul, Alessiotto, Gabriellino, Marco, Alessio e Maglio. E delle loro famiglie, e di chi? Come Silvia, Claudia, Lucia, Gabriella, Roberta, Davide e Alessandra, giorno dopo giorno hanno il dovere di proteggere i sogni di ognuno di loro. Beh, abbiamo provato a raccontare, per quanto possa essere raccontabile, la disabilità. Lo abbiamo fatto attraverso storie, sorrisi, colori, speranze, gioia e amore. Lo abbiamo fatto attraverso esempi positivi, attraverso esperienze semplici e quotidiane. Per me è il 3 dicembre. Questo è il sogno che spero possa diventare per ognuno di voi realtà. Ora bimbi, avete capito cosa significa l'acchiappasogni? Siamo pronti per l'intervista doppia all'acchiappasogni? Sì! Come ti chiami? Francesco. Maglio. Quanti anni hai? 22 anni. 26. Il tuo sport preferito? La piscina. La piscina. Quindi? Il nuoto. Questa è una domanda importante, eh? Ti guardiamo negli occhi, eh? Le dici le bugie? No. Guarda negli occhi. Non è vero. Non le dico. Va bene. Non mi dire una cosa simile io. Ti credo. Oh. L'amico migliore? Roberto. O l'amica migliore? L'amico migliore è Antonio. Cosa vorresti fare da grande? Lavorare all'acchiappasogni. Così esisto. Perché indossi la mascherina? Per il COVID. Per non ammalarsi. Cosa dovete fare voi per il COVID? Noi quando entriamo ci igienizziamo le mani, si misura la febbre. A distanza, dalle altre persone. Sempre. L'animale con cui ti piace stare di più? Cani e gli asini. Cane e gatto. Cos'è per te l'acchiappasogni? È una struttura bellissima, è la mia seconda famiglia. Una seconda casa, perché ho gli amici, lavoriamo con gli animali, lavoriamo, disegniamo, sentiamo la musica. Dimmi un pregio di Maglio, guarda Maglio e dimmi un pregio di Maglio. È bravo. Dimmi un pregio di Francesco. È molto sorridente, scherzoso, scherza sempre con Totò. Saluta Maglio. Ciao Maglio. Saluta Francesco. Ciao. Salutatevi tutti e due. Ciao Maglio.